Dunque vi mostrerò come poter stendere un aforo e senza doverla poi stirare, cosa che io odio perché non sono capace. Per prima cosa, dopo aver lasciato l'aforo a mollo per qualche ora e aver fatto in modo che si riprenda dai cattivi odori e dall'eventuale sporco con un sapore di malassiglia, togliamo tutta l'acqua saponata e a quel punto cominciamo a sciacquare l'aforo sotto l'acqua corrente, anche fredda, se non c'è nessun problema, frizzandola bene per far andare via tutta quest'acqua saponata. È bene ricordare che se la polo è particolarmente sporca, comunque conviene un passaggio in lavatrice o un prelavato, altrimenti se semplicemente una maglia da riprendere, basta procedere con questi movimenti. Ora sto sciacquando la maglia in modo da, come dicevo prima, da poterla privare di tutto il sapone, e a questo punto poi, dopo averla strizzata per bene, la passo ancora una volta sotto l'acqua in modo che tutte le grinze che ha fatto durante lo schiacciamento vadano a sparire, in modo che la maglia riprende peso, riprende forma, e poi potremo procedere ad appenderla all'aria fresca. Dunque, come potete vedere, in questo momento abbiamo steso la maglia all'aria aperta in modo che essa possa asciugare. La forza dell'acqua di cui essa è intrisa tenderà a colare e a questo modo la maglia si stirerà praticamente da sola. Noi dobbiamo semplicemente fare in modo che essa sia ben tesa al momento in cui viene stesa, proprio per evitare ulteriori grinze. A questo punto basterà semplicemente aspettare un paio di giorni. Ok, finalmente abbiamo la nostra polo pulita e asciutta. Come potete vedere, il risultato magari non è proprio ottimale, però a questo punto ci aiutiamo con le mani. Cominciamo a stirarla delicatamente con pochi gesti ed ecco che avremo finalmente una maglia che è pronta per essere utilizzata. Farò da stiro, addio!